Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, ho delle creazioni non molto numerose, ma in questi giorni mi è presa tantissima voglia di creare, ma creare diciamo proprio per me stessa. Infatti non sono andata a fare delle cose super particolari, non sono andata a studiare delle tecniche nuove, ma avevo proprio voglia di rilassarmi e di creare con la resina. Non solo con la resina, ho creato anche delle cose con la Jasmonite, ma ve le farò vedere dopo. Per adesso mi faceva piacere insomma tirare fuori queste cosine insieme a voi. E come vedete, a parte per questo stampino qua, c'è un filo conduttore. Mi sono un pochino diciamo dedicata a tutte quelle creazioni che riguardano il cibo finto e in particolare dolci dolcetti. E quindi niente, andiamo a vedere. Allora, ho rifatto dopo tanto tempo questo stampino che io personalmente adoro e che so piacere tantissimo anche a voi che guardate i miei video, e è uno stampino che contiene tutte queste caramelline zuccherose. E le ho fatte tutte trasparenti, come se fossero proprio delle caramelline gommose e zuccherate. Cioè, ditemi se non sembrano delle vere e proprie caramelline. Le adoro. Queste sono perfette anche per fare dei gioiellini, anche per delle bimbe. Sono adorabili. Andrei avanti con le caramelline e tirerei fuori questi qui. Questo in realtà sarebbe uno stampo unico per fare dei marshmallow, ma è abbastanza complicato da utilizzare. Non avevo voglia di utilizzare la resina UV, quindi ho creato semplicemente queste caramelline gommose a spirale trasparente, e questa volta ne ho fatta una gialla e una rossa, molto carine. E continuando sempre con le caramelle, ho fatto anche gli orsetti gommosi. Allora, mi ricordo che le poche volte che ho fatto questo stampo, oddio, guardate quanto è carino, è perfetto, sono molto contenta perché mi venivano sempre delle bollicine qui sulle zampette. E quindi ieri proprio ne ho colato tipo metà alla volta, metà orsettino alla volta. Stavo lì con lo stuzzicadenti, tiravo fuori tutte le possibili bollicine, e però, come vedete, adesso sono venuti perfetti. Li tiro fuori tutti e ve li mostro. Li adoro, sono troppo carini. Allora, queste sarebbero verdi. Però vedo che dal video risultano tipo un po' sul verde acqua, ma in realtà vi assicuro che sono molto verdi dal vivo. E infatti ho pensato di fare gli orsetti tipo questi rossi alla fragola, questi verdi alla mela e poi i gialli ovviamente classici al limone. Oddio, che carine tutte le caramelline così messe insieme. E finalmente anch'io posseggo lo stampo della caramella coccodrillo. Sono molto fiera ed è la prima volta che sono andata ad utilizzare questo stampo. Vediamo com'è andata. Oddio! No, vabbè, lo adoro. Lo adoro, è perfetto. Allora, non vorrei dire una fesseria, ma secondo me questo stampo è stato fatto partendo proprio da una vera e propria caramella coccodrillo. Cioè, non si spiega. Non si spiega, è perfetto, ma poi questa superficie opaca con la resina trasparente, il fondo bianco, top, top, cioè che gli vogliamo dire? Bellissima, bello il coccodrillo, e tiriamo fuori un teschio di corvo che non c'entra niente, però lo volevo fare sempre con questa tecnica perché anche il teschio di corvo è opaco. Oh, allora, innanzitutto sembra una caramella anche lui. Guarda, dove vai? Si è offeso evidentemente. Cioè, comunque, guardatelo, è stupendo, bellissimo. Soltanto che qui ho messo poca resina trasparente rossa, e quindi c'è questo piccolo difetto, possiamo dire così, perché evidentemente
I fori degli occhi non sono molto allineati, ma vabbè, comunque sappiamo che anche in questa maniera il corvo viene bellissimo. Poi, stampino nuovo per me, ho fatto questo stampino in cui abbiamo tante fragoline. Guardate quanto sono carine! Mi piace tantissimo che abbiano il dettaglio dei semini. L'unica cosa, se proprio vi devo dire una cosa che non mi piace di questo stampo, è che forse l'avrei preferito opaco, perché vedete, così danno l'idea un po' o di fragole chimiche o comunque di fragole finte, appunto. Sono poco realistiche, però devo dire che sono molto molto carine. Poi ho fatto anche questi biscottini, è sempre uno stampo nuovo ma che ho già usato una marea di volte, perché guardate che bella texture, è un biscottino, quindi ha la texture insomma non precisa, vedete, non è liscio, è opaco e in più ha questi forellini e li trovo deliziosi. E ho fatto questo marrone che è... Che dire, mi è venuto un pochino intenso, l'avrei preferito un pochino meno cioccolatoso, diciamo che sono dei frollini al cioccolato fondente, però molto molto carini e poi adoro lo stampo, quindi ok. Poi ho fatto questo perché era un avanzo, però è bello questo stampo, ci posso fare un sacco di cose, sempre al cioccolato. E poi... tanto sapete tutti che cos'è, è un pan di stelle ed è stupendo, stupendo. Guardate quanto mi sono venute precise le stelline, brava me, assolutamente. Ah, qui c'è una mini bolla, vedi? Da me si dice chi si loda si imbroda. Ok, direi che qui abbiamo tirato fuori tutto e sono davvero molto molto contenta. Vi farei vedere anche, allora, qui... In questo vasettino meraviglioso ho creato un sacco di questi biscottini e di queste fragoline. Allora, questa è il biscottino con la versione ovviamente color biscotto normale, e poi li ho fatti anche di questo rosa e celeste pastello che adoro, e stessa cosa per le fragoline, rosa pastello e celeste pastello. In più ho fatto anche un sacco di queste cialdine, queste che avevo creato anche con la cera, e mi piaceva tantissimo questo stampo, ne ho creato un sacco. Questa qui l'ho fatta con la Jasmonite e ho fatto una piccola prova per andare a integrarci sopra una glassa, diciamo, al cioccolato con la resina, e guardate che carina che è venuta. E da qui partiamo con altre cosine. E ta-dan, magari avrete visto queste cosine negli shorts di YouTube, e cioè sono stra felice. Ho fatto questi triangolini di waffle, questi ventaglietti con la Jasmonite e anche questi toast, e poi appunto ho integrato con la resina questa glassa al cioccolato, la fragolina, i biscottini, cioè questo mi piace tantissimo. La cosa che mi fa impazzire è proprio il contrasto tra l'opaco della Jasmonite e il lucido della glassa e quindi della resina. Ho fatto anche questa versione, ma queste fragoline non mi piacciono proprio, però diciamo che come marmellatina trasparentina ci siamo. E stessa cosa per i toast, guardate che carini, bellissimo questo al cioccolato. Purtroppo bisogna stare tanto lì a far scoppiare le bolle, perché come vedete la texture del pane è veramente molto frastagliata e quindi lì si creano un sacco di bolle, e questo l'avevo fatto prima di andare a dormire e non ci ho potuto perdere tanto tempo dietro. E piccolo problemino, mi sono colate un po' le resine ovunque, ma come primo esperimento direi che è bellissimo, mi piace un sacco. E poi ho fatto, che sono ancora da decorare, ho fatto delle basi per le torte,
e in questa maniera si possono anche stratificare le torte e fare delle belle decorazioni di crema e di panna finta in mezzo. E in più, questo è sempre in Jasmonite, in più con la nuova resina acrilica della Res Chimica, che mi sembra si chiami Acqua Resin, ho fatto queste due ciambelline proprio perché volevo provare un pochino questa resina e penso proprio che farò una recensione al riguardo perché ho un po' di cose da dire. Mi piace come prodotto, però ecco, mi piacerebbe fare una recensione per voi. Bene ragazzi, quindi queste sono tutte le mie creazioni molto mangerecce, molto dolci che ho fatto in questi giorni e so che a livello di creazioni in resina non sono niente di speciale, però avevo tantissima voglia di rilassarmi e di seguire questo tema che mi sta appassionando tantissimo. Anzi, se avete suggerimenti per dei nuovi dolci, dolcetti o comunque cibi in generale, scrivetemelo giù nei commenti e scrivetemi tutto quello che ne pensate delle mie creazioni, soprattutto del mio bellissimo waffle, di cui sono molto orgogliosa. E niente, insomma, io sono sempre felicissima di rispondervi nei commenti, lo sapete. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!